Questa mattina celebriamo come l'ultimo giorno dell'anno e la giornata conclusiva di un anno di grazia. Il Signore ha parlato a questo popolo, il Signore ha operato in mezzo a questo popolo. Il Signore ha suonato il flauto e ha suonato anche il lamento, ma forse non abbiamo cantato abbastanza, non abbiamo pianto abbastanza. E allora il Signore questa mattina vuole invitarci a riflettere su quello che Egli ha fatto e su come noi abbiamo risposto all'azione del Signore. Quanta grazia è stata elargita, quanta parola è stata data, eppure la nostra vita non è molto cambiata. Se ognuno di noi esamina la propria coscienza, si avvede che passi avanti decisivi nella nostra vita quest'anno non ce ne sono state. Ecco perché questa mattina il Signore, promettendoci sempre la sua fedeltà, perché Egli non viene meno alla sua parola, ci invita a chiedere perdono delle nostre mancanze, delle nostre infedeltà, della nostra durezza di cuore. Siamo qui, o Signore, questa mattina per chiedere perdono. Siamo qui, Signore, piccoli e grandi, a prostrarci davanti a Te e a chiedere per noi, con il perdono dei peccati, quelle grazie necessarie per proseguire il cammino. Purifichi, o Signore, questa mattina la nostra mente e il nostro cuore. Purifica la nostra vita. Siamo qui, o Signore, a chiedere perdono per noi, per le nostre famiglie, per la nostra città, per tutta l'Italia nostra. Ci siamo macchiati ancora una volta di peccati a non finire. E siamo qui nella solidarietà che ci avvince. Siamo qui a chiedere perdono per noi e per tutti. Sii clemente verso di noi, o Signore. Siamo sicuri della Tua bontà e della Tua fedeltà. Ed è per questo che, prostrati per terra, chiediamo perdono e invochiamo l'acqua del Tuo Spirito, perché scenda a lavare la nostra coscienza personale, perché penetri nelle nostre famiglie, penetri negli strati della società. Scenda l'acqua Tua, oh Signore, l'acqua del Tuo Spirito a irrorare. Vieni, Signore Gesù, in questo momento, vieni a purificarci dei nostri peccati. Vieni a purificare questo luogo, queste famiglie, questa società nostra in cui viviamo. Vieni a purificare, oh Signore. È per questo che chiediamo il Tuo Santo Spirito Purificatore. Io verserò il mio Spirito su di voi, vi darò uno Spirito nuovo, vi aspergerò di acqua pura e sarete purificate. Signore, purifica tutti noi in questo momento. Spirito, vieni.
Yari diana yerani yana yerana shiriana yo Tereri manina kerana yena yo shara yenuana Nali niana ma yerani yashad yarana shora rupa Narini mandiani gereni mo shirono yolo Na yelvari en na yara na yuro Shalari manashe Yari ni mani nani erada yalara na Kali Kayana Shu. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Degnati di benedire quest'acqua, perché diventi sorgente della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergici, o Signore, con il sopo, e sarò purificato. Lavimi, o Signore, sono più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorge dal Tempio Santo di Dio. A quanto giungerà quest'acqua porterà salvezza. E tutti noi possiamo cantare Alleluia. Dio rimane in eterno. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo c'era una profetessa, Anna figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni, dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Alleluia.
Dio della vita. Tutti insieme. Alleluia. Ancora tutti insieme adoriamo la parola. Alleluia. Alleluia. Abbiamo ascoltato il canto del Vangelo. E ancora una volta ci tocca constatare che è lo Spirito che rivela Gesù. L'uomo non può conoscere Gesù, è soltanto lo Spirito che, conoscendo il mistero del Verbo incarnato, conosce Gesù e rivela Gesù. Ecco una donna anziana, 84 anni, ha ricevuto un messaggio divino, una conoscenza interiore che diventa parola. Conoscenza che diventa parola. Quel bambino che è sulle braccia di Simeone, quel bambino che la madre ha consegnato e che ha fatto trasferire Simeone, anche egli che ha conosciuto per opera dello Spirito Santo che questo bambino, appena vede Anna questo bambino, esulta come già ne è esultato Simeone e grida e annuncia a tutti che questo bambino è il Salvatore. È la prima missionaria di Cristo, la prima annunziatrice di Cristo, in mezzo al suo popolo, in mezzo a Gerusalemme, nel Tempio dove essa dimora, senza allontanarsi mai nei digiuni e nella penitenza, nella preghiera continua, nella testimonianza di vita. Una donna che può essere additata a tutti noi per l'integrità della vita, per il tenore di vita, per il suo rapporto con Dio. È la prima annunziatrice della venuta del Signore. Beh, lo Spirito Santo ti ha dato la conoscenza. Nessuno può conoscere Cristo se non nello Spirito Santo, perché il Padre che manda lo Spirito, che rivela Cristo, dirà Gesù, nessuno può conoscere il Padre se non il Figlio. E nessuno può conoscere il Figlio se non il Padre, però ci sono quelli che conoscono il Figlio e sono quelli ai quali è stata data la grazia dello Spirito. Quel bambino Gesù che là sulle braccia di Simeone è persona divina. Ed è da lui che procede lo Spirito, dal Padre e dal Figlio.
dal Padre attraverso il Figlio. Quella persona divina che è in Gesù non cessa di essere persona divina, da cui emana lo Spirito, ed è Gesù che viene riconosciuto, che è l'autore del riconoscimento, e lui che manda lo Spirito sopra Anna, ed Anna riconosce quel bambino Gesù. Come Gesù nella casa di Elisabetta, la persona divina che è in Gesù, che illumina Elisabetta, che apre la bocca di Zaccaria, ed Elisabetta riconosce Maria, la madre del Signore, riconosce il Signore che è venuto in casa sua, e Zaccaria che proclama che la redenzione di Israele è avvenuta, e lo Spirito che rivela Gesù. Chiediamo anche noi, fratelli e sorelle, la conoscenza di Cristo, perché conoscere Cristo è vita. Questa è la vita eterna, che conoscono tuo Padre e colui che tu hai mandato. Questo è il nostro grande vanto, conoscere Cristo, di una conoscenza profonda e vitale, di una conoscenza che trasforma la vita e che ci rende parlanti. Anna parla con la bocca e parla con la vita. Quando lo Spirito Santo ci investe, allora tutto l'essere nostro parla di Cristo. Ed è qui, oh fratelli e sorelle, che io voglio arrivare questa mattina. Dobbiamo chiedere l'investimento dello Spirito, perché noi possiamo annunciare Cristo al mondo, possiamo annunciare che la salvezza è qui in mezzo agli uomini. Tutta la nostra vita deve essere parlante, deve parlare la nostra bocca, deve parlare la nostra vita. Dobbiamo annunziare agli uomini che Cristo è venuto, che Cristo è vivo, che Cristo cammina in mezzo a noi, e dobbiamo mostrare nella nostra vita che Egli vive in me. E come vive in me, può vivere in te, può vivere negli altri, perché Egli è venuto perché gli uomini abbiano la vita che era nel Padre. Il Padre l'ha data al Figlio, e il Figlio l'ha data agli uomini, perché come il Figlio vive per il Padre, così anche gli uomini vivono per il Figlio. La nostra vita, quella che chiamiamo vita, è semplicemente esistenza terrena, ma la vera vita, quella che si è manifestata, quella che si è resa visibile in Cristo, quella è la vera vita, la vita che discende dal cielo ed abita in mezzo agli uomini. E questa vita che lo Spirito comunica a noi, la vita di Dio, la vita di Cristo, e questa è la vera vita. Ogni altra vita che noi chiamiamo vita non è vera vita. La vita vera è eterna, ed è quella che ci è stata donata. Dobbiamo apprezzare questa vita sopra ogni altro tesoro. Tutto impallidisce, tutto cessa quando c'è la vita, perché questa vita è la vita eterna, e la vita eterna è Gesù dentro di noi. La vita eterna è Lui dentro di noi. Siamo dei viventi se abbiamo Cristo, siamo dei morti se questo Cristo non abbiamo. Egli è la vita che il Padre ha dato al Figlio, perché gli uomini vivono per mezzo di Lui. Tanto Dio ha amato al mondo da dare il suo Figlio,
perché il mondo viva per lui. Fratelli e sorelle, questo è il messaggio che Anna proclama a quelli di Gerusalemme che dormono, che non hanno ricevuto la comunicazione dello Spirito e non hanno riconosciuto Gesù. E questo è il messaggio che i pastori annunzierebbe tra i miti, essi che hanno ricevuto la comunicazione dello Spirito. E questo il messaggio che i magi annunciano al mondo, essi che hanno ricevuto la rivelazione. Senza la rivelazione dello Spirito non possiamo conoscere Gesù in vita nostra. Chiediamo allora al Signore questa mattina che questa vita che si è manifestata dentro di noi si manifesti dovunque, ma camminiamo nella luce del Signore, camminiamo annunziando a tutti che questa vita è presente in noi, è presente in questo mondo. Conteniamo il messaggio di Anna e gridiamo a tutti che Gesù è il Salvatore del mondo. Scriviamo a tutti, è bella la lettera di Giovanni, scrivo a voi. Ma come scrive Giovanni? Idealmente scrive. Dice Paolo, voi siete la lettera di Dio, la lettera che Dio ha mandato agli uomini. Noi siamo la lettera di Dio. Gli uomini debbono poter leggere questa lettera. E chi ha scritto questa lettera? Il Padre. Come l'ha scritto? Con la penna dello Spirito. Qual è il contenuto della lettera? Cristo. Noi siamo la lettera che il Padre ha scritto mediante il suo Spirito e ha inviato agli uomini. E noi dobbiamo essere la lettera che tutti possono leggere. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono rimessi i peccati. È un punto importante. Nella lettera che il Padre invia agli uomini c'è questo primo rigo. Scrivo a voi tutti, perché vi sono rimessi i peccati. E il grande annunzio, la remissione dei peccati, perché il peccato è la tenebra che ricopre tutta la terra, il peccato è la morte, la remissione del peccato è la liberazione dalle tenebre, è la resurrezione dei morti, la morte non regna più sulla terra. Quando l'angelo annunzia a Giuseppe e annunzia a Maria la venuta del Signore, aggiunge che egli viene per rimettere i peccati, lo chiamerai Gesù, Salvatore, perché egli perdonerà i peccati di tutto il mondo, perché egli salverà il popolo dal suo peccato. Dal primo annuncio fino alla morte di Cristo, questo è il grande contenuto della venuta del Signore sulla terra. Quando egli dice proprio nella consacrazione e che noi ripetiamo ogni giorno, il sangue della nuova alleanza versato per voi e per tutti per la remissione dei peccati. Forse noi non apprezziamo abbastanza questa remissione dei peccati. Il peccato non lo può rimettere nessuno tranne Dio, e Dio ce lo rimette per Gesù, perché lui si è offerto per i nostri peccati, altrimenti giaceremmo ancora
nei nostri peccati. Chi non riconosce Cristo nello Spirito muore nel proprio peccato, non ha la vita. Questo è il primo contenuto. Il peccato non esiste più, perché c'è uno che è venuto a redimere il peccato, a liberarci dal peccato, a distruggere il peccato, l'opera del maligno. E lui che si è offerto come gol, cioè come riscatto per il Padre, per noi che eravamo peccatori, ha offerto lui la sua vita perché venisse distrutto il peccato. Per questo Cristo è nato, per distruggere il peccato degli uomini. Per questo Cristo ha vissuto e ha predicato, perché si è distrutto il peccato. Per questo Gesù è morto sulla croce, per distruggere il peccato vale la vita di Dio, vale l'incarnazione e la redenzione. Ecco quanto vale il prezzo del peccato, che noi commettiamo con tanta facilità, di cui gli uomini si sono macchiati. Ci è voluta la venuta di Dio sulla terra per distruggere il peccato, la nascita di Gesù, la morte di Gesù. E allora scrivo a voi perché sono stati rimessi i vostri peccati. La nascita di Gesù è la remissione dei peccati, e la remissione dei peccati è la vita, è il trasporto, cioè il venire dalla morte alla vita, il passaggio dalla tenebra alla luce. Ed è per questo che noi dobbiamo godere ogni volta che ci viene rimesso un peccato. Dobbiamo gioire con tutto il cuore, perché il passaggio dalla morte alla vita, e questo avviene per Cristo Signore, che è sceso dal cielo e si è offerto per noi. Scrivo a voi perché avete conosciuto colui che è fin da principio. Scrivo a voi Padre perché avete conosciuto Dio. La conoscenza di Dio è quel grande dono che Gesù ci ha portato. Egli ci fa conoscere il Padre. Filippo, Filippo, non sai che chi vede me vede il volto del Padre? Vedere Cristo, vedere il Padre. Il Padre che rese visibile in Cristo Gesù, lo dice pure Giovanni. Il Padre è la vita, e la vita si è resa visibile in Cristo Gesù. Il volto di Cristo è il volto del Padre. Chi conosce me conosce il Padre. La conoscenza di Dio è la vita. La conoscenza di Dio è la vita. È una conoscenza intima e profonda, una conoscenza di amore e l'esperienza di Dio. Questa vita vissuta che noi deliberiamo qui sulla terra, ma che avremo in pienezza nel cielo. Ecco il motivo della gioia per tutti gli anziani, per i padri. Scrivo a voi perché avete conosciuto Dio. Vi è stata data la conoscenza di Dio in Cristo Gesù, e Lui che ce l'ha rivelato. Lui che è nel grembo del Padre, e rimanendo nel grembo del Padre, è venuto in questo mondo ed è diventato luce di ogni uomo che viene in questo mondo. E ancora un terzo motivo, scrivo a voi giovani, perché? Perché avete vinto il maligno e l'autore del peccato, l'autore delle tenebre, l'autore della morte. Dobbiamo bollare questo grande nemico, resta sempre il grande nemico per tanti sconosciuto e per tanti diventato amico. Dobbiamo odiare con tutta l'anima questo nemico. Se abbiamo vinto il nemico, abbiamo vinto il maligno.
Fratelli e sorelle, una domanda. Abbiamo vinto il nemico? Come è facile rispondere, abbiamo vinto il demonio. Ma se il demonio abita in mezzo a noi, se ancora scorazza in mezzo a noi, se noi indulgiamo al peccato, il maligno vince dentro di noi. Se ancora in noi ci sono le tenebre della non conoscenza di Dio, di una vita facile, noi non abbiamo vinto il nemico, ma il nemico ha vinto noi. Scriva voi giovani, perché lo avete vinto, ma è un impegno a vincerlo, nella grazia di Cristo, nella forza di Cristo. Lui soltanto ha vinto veramente il maligno, là nel deserto, nella triplice tentazione, ha affossato il maligno. Egli percorse le vie della Galilea per 3 anni, debellando il nemico, guarendo le ferite del nemico, le malattie, liberando gli ossessi, ma ha vinto il nemico sulla croce, è morto lui sulla croce per distruggere il maligno, debellarlo. Lui lo ha vinto, ed è in lui che noi abbiamo la vittoria sul maligno. Dobbiamo appropriarci della vittoria di Cristo, della grazia di Cristo, per vincere il nemico, per dominarlo, per non farle venire di nuovo in noi. Beati noi se possiamo cantare vittoria sul maligno, e si canta vittoria sul maligno se la croce di Cristo brilla nella nostra vita, se la grazia di Cristo abita in noi, se la vita di Cristo, se il Cristo stesso abita in noi. Noi siamo vittoria sul maligno, noi ci chiamiamo vittoria sul nemico. Beati voi giovani, perché avete vinto il maligno, e la vita integra, la vita cristiana, la vita fatta di conoscenza di Dio, la vita in grazia di Dio, che è la vittoria pratica contro il maligno. Ecco quali sono i temi principali di questa lettera che Giovanni scrive ai padri, ai figli, agli anziani e ai giovani. Questo è il contenuto della lettera che il Padre ha inviato, scritta dallo Spirito, che contiene Cristo dentro di noi, nella nostra vita. E questa vita di Cristo che dobbiamo vivere, perché tutti gli uomini leggono, ed è questo Cristo che dobbiamo annunziare agli uomini di oggi. Oggi il mondo è nelle tenebre. Ecco, mi sovviene il testo di Isaia 60, primo versetto e secondo versetto. È lo Spirito che suggerisce questa parola. Ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te, la gloria del Signore brilla su di te, perché su di te è venuta la luce. Cammineranno i popoli alla tua luce, Signore, il re della terra cammineranno al tuo splendore. Dove è detto che mentre le tenebre ricoprono la terra, la luce del Signore è apparsa sulla terra, e questa luce è Gesù. Siamo noi, fratelli e sorelle, ad essere fiaccole accese e a portare questa luce nel mondo. Questo è il messaggio del Natale, questo è il messaggio di Giovanni, che si conclude con un ammonimento solenne. Non amate il mondo, non amate il mondo,
Oggi il mondo vive in mezzo a noi. Noi non abbiamo vinto il mondo, come non abbiamo vinto il maligno e non abbiamo vinto la carne. Eppure Cristo ci ha chiamato a vivere nello Spirito, perché la vita nello Spirito ci sottrae alla vita del mondo, alla vita del maligno, alla vita della carne. Il mondo giace sotto il potere del maligno, ce lo dice qui, sotto il potere del maligno, per questo le tenebre ricoprono tutta la faccia della terra. Ed è su questi tre canali che scorrono le tenebre per coprire la terra: la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita. E attraverso questi tre canali che il Dio di questo mondo, il maligno, che è stato detronizzato ma ancora resiste, che manda la tenebra sul mondo. Ma noi non possiamo entrare in questo triplice canale. Noi siamo i figli della luce. Non ci lasciamo opprimere dalla concupiscenza degli occhi, dal denaro. Il denaro è il grande Dio di questo mondo. Il cristiano non può avere sete del denaro, perché è un Dio il denaro, è Dio Mammona. Non dobbiamo dimenticarlo che è un Dio, è il titolo più importante di questo mondo. Omnia pecunia obedient, dice la scrittura, tutto obbedisce al denaro. È il Dio di questo mondo, è il Dio che condiziona la vita di questo mondo. Ma noi dobbiamo calpestare il denaro, cioè distaccarci dal denaro, amare la povertà. Questo è il messaggio che ci viene dal Signore Gesù: usare sì del denaro, ma non essere schiavo del denaro. Perché chi è schiavo del denaro, chi cammina nella sete del denaro, serve il maligno, e la luce di Cristo non è in lui. La concupiscenza della carne, l'immoralità che invade la terra, ecco la schiavitù di Satana. Questa immondizia che oggi viene propagandata anche attraverso i canali delle televisioni, attraverso la stampa, attraverso la stessa legislazione permissiva. Questo è il canale di Satana con cui ottenebra la mente degli uomini e li distoglie da Dio, per cui Cristo non abita sulla terra. E la superbia della vita, il successo, che avviene attraverso l'oppressione del povero. La superbia, il successo, l'interesse, il calpestare gli altri per emergere, essere grandi in questo mondo, conseguire un obiettivo, avere la gloria di questo mondo. La terza tentazione con cui il nemico si appostò a Gesù per farlo cadere: ti darò tutto quello che vuoi, purché mi adorerai. E gli mostrò la gloria di questo mondo. Sono le tre tenebre che il nemico soffia continuamente su questo mondo, sugli uomini. Ma noi abbiamo la luce di Cristo, noi abbiamo un'altra vita, la vita di Cristo. Fratelli e sorelle, ecco la lettera che il Padre invia agli uomini questa mattina, che noi siamo invitati a rileggere, noi grandi, noi piccoli,
noi giovani, noi fanciulli, tutti siamo invitati a leggere questa lettera e ad essere forti nel combattimento, forti contro le forze del male. O Spirito di Dio, scendi su di noi questa mattina e dacci la luce di Cristo, dacci la forza di Cristo. Noi in Cristo abbiamo vinto il maligno, mantienici sempre vittoriosi sul maligno. O Spirito Santo, illumina la nostra mente, dacci la conoscenza del Padre, la conoscenza del Figlio, la conoscenza di te stesso. Vieni, o Spirito Santo, hoste merabellus longius, fa che il nemico sia cacciato lontano. Dacci la forza contro i nostri nemici, o Spirito Santo. Dacci vita, o Spirito Santo, la vita del Cristo. Vieni ancora una volta, Spirito Santo, sopra di noi. Tu che ci comunichi il Cristo, vivi dentro di noi, facci rivivere il Cristo nella luce e nella forza. O Spirito di Dio, vieni, vieni e investici come investisti Anna, investisti Simeone, investisti Zaccaria, investisti tutti quelli che si avvicinarono a Cristo Signore. Vieni anche su di noi, o Spirito Santo, e debelle le tenebre che ancora vogliono gravare su di noi. Alleluia. Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi. Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi. Spirito del Padre, tu sei la luce, manda noi dal cielo splendore. Insieme Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi. Spirito esultanza, gioia della Chiesa, scendi su di noi.
Spirito dello sterminio, scendi su di noi, stermina gli avanzi del peccato. Spirito dello sterminio, distruggi il peccato dentro di me. Spirito dello sterminio, distruggi i nemici che girano attorno a noi. Spirito dello sterminio, distruggi i resti di Baal che circolano in mezzo a noi. Liberami dai Baal, dagli Astaroth. I miscini a rucchera mi chiamano, io non amai saranaia nulla. Mi amerei nei giugni, io non amai saranaia. E rinana, vini da lontana, mi amerei nei giugni, io non amai saranaia. Tu annunzi attraverso le parole profetiche che vuoi sterminare il male in mezzo a noi, perché tu sei geloso del bene di tuoi figli. Tu sterminerai il male, sterminerai gli spiriti del male. Tu darei grazie a questo popolo perché riviva. Tu darei grazie a questo popolo perché esca dai propri sepolcri e venga avanti a te che sia il Dio vivente, perché questo popolo sia un popolo di vivi che annunzi le tue meraviglie. Queste cose ci vanno dicendo i profeti in mezzo a noi. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo, perché tu confermi quanto stavamo dicendo. Grazie, Signore, noi vogliamo rispondere a quanto tu ci dici. Noi vogliamo vivere, perché tu sei il Dio della vita. Noi vogliamo dare la morte alla morte. Noi vogliamo dire: lasciate che i morti seppelliscano i morti. Noi viviamo per Dio, noi seguiamo il vivente. Alleluia. Alleluia. E allora, fratelli e sorelle, adesso chiediamo al Signore la grazia di ascoltarci in tutte le nostre suppliche. Chiediamo al Signore ancora una volta la distruzione del male come peccato, ma chiediamo al Signore la distruzione delle conseguenze del peccato in noi e negli altri. Chiediamo al Signore la liberazione da tutte le oppressioni. Chiediamo al Signore la guarigione da tante e tante malattie. La chiediamo per noi, la chiediamo per i nostri fratelli che si sono rivolti a questa comunità per questo solenne momento. Adesso presentiamo al Signore le nostre suppliche e poi invocheremo su di tutti, su noi e sugli altri, lo spirito di guarigione, di liberazione e di consolazione. Ti offriamo tutte queste care persone, i cui nomi sono stati recitati davanti a te, e ti presentiamo tutte le suppliche che sono in questi cestini, sono tante,
Signore, ne leggiamo una soltanto di una bambina che valga per tutte. Io sono una bambina di 7 anni e mi chiamo Maria Rosa. Io voglio che mio zio Salvatore esca fuori dal carcere, perché là dentro soffre. Gesù, ti prego di ascoltarmi. È una bambina. Noi chiediamo che tutti i nostri indagati, carcerati, per il Santo Natale e per il Nuovo Anno, abbiano dal Signore la grazia di scontare le loro pene, ma di uscire presto dal carcere. Nei carceri si soffre, ed è Gesù che soffre. Io ero carcerato e siete venuti a visitarmi. Preghiamo per i nostri carcerati, in maniera particolare stamattina. Noi non vogliamo indagare se sono rei o sono innocenti, tanto più se sono innocenti, ma vogliamo chiedere al Signore per tutti i carcerati la sua luce interiore, la sua grazia interiore e la liberazione al più presto dal loro carcere, perché il buon Dio è venuto per rimettere i peccati di tutti, e perché soltanto Dio è il vero giudice. Poi raccomandiamo al Signore tutte le persone che qui hanno deposto le loro suppliche, tanti ammalati di cancro, tumore, ce ne sono tanti, malati di leucemia, tante suppliche. E poi c'è ancora una categoria di persone che chiede lavoro, è una piaga. Quante persone sono senza lavoro, quante famiglie sono disagiate. E allora per tutti gli ammalati, per tutti i disagiati, per tutti gli oppressi, per i carcerati, per tutti quelli che si trovano in necessità, noi crediamo, ascoltaci, oh Signore. Tra le suppliche c'è un ringraziamento. Ringrazio Gesù Salvatore per aver richiamato alla fede cristiana una mia sorella che per il giorno di Natale si è confessata e comunicata. Stava cadendo nella setta dei testimoni di Geova. Ecco, ringraziamo il Signore di questo dono spirituale che ha fatto. E adesso noi proseguiamo nel santo sacrificio della Messa. Il Signore sta operando guarigioni in mezzo a noi e ne continuerà ad operare. Alla fine della Messa, chi vuole rendere qualche testimonianza, la dia. Per grazie ricevute qua dentro, o grazie di conversione, o grazia di liberazione, o grazia di guarigione. Il Signore questa mattina sta concedendo grazie che noi annunzieremo alla fine, ma che qui possiamo anche anticipare qualcuno di queste grazie. Signore, tocca una persona e c'ha una piaga purulenta da molto tempo, il Signore la tocca e la guarisce. C'è una persona che vuole togliersi la vita, una donna, il Signore avverte questa donna, io sono la vita, rimette la mia causa, la tua causa, nelle mie mani. Io verrò a visitarti, io sono la tua vita,
Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo perché tu stai guarendo alcune persone, stai bombardando un calcolo che si trova nel lato sinistro, nel rene sinistro, e un altro calcolo che si trova nel rene destro di un'altra persona. Ti ringraziamo perché questi due calcoli saranno macinati ed espulsi. Grazie. Questo è il messaggio che io vi do, io vi amo, e siate consolati tutti in questa parola, io vi amo. Grazie Signore per questa dichiarazione di amore. Lasciate via il timore, dove c'è l'amore non c'è timore. Io vi amo, vi assicuro il mio amore, ricambiate con l'amore il mio amore e sarete salvi, non abbiate più timore, io sono con voi, resto con voi, voi siete i miei amici. Amen. Amen. Pregate fratelli perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza il possesso dei beni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figlie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato e apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili, e noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Thank you.
dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Prendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo II, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. A noi, grazie Signore Gesù di quello che stai facendo. Il Signore ha toccato un uomo che sta soffrendo di polmone a destro. Il Signore sta guarendo questa persona, è meglio prima di dare la sua testimonianza di vedere il medico. Il Signore anche sta stende i nervi di un bambino che ha sempre le contrazioni muscolari. Ringraziamo il Signore. Ricordiamo che domenica, domani, ci sarà la festa dei bambini, nelle ore 15 in poi. Se qualcuno vuole portare qualche panettone, lo porti. Facciamo festa ai bambini. Poi, giorno 6, l'Epifania, e ognuno, qui non ci sarà la Santa Messa, giorno 6, perché è festa e si farà nelle chiese, nelle rispettive chiese. È un progetto. Per il resto gioiamo nel Signore. Ve lo dico di nuovo, gioiamo nel Signore, perché il Signore ha distrutto il nostro peccato, perché il Signore è con noi. E chiudiamo quest'anno con un inno di ringraziamento a Dio per quello che ha operato. Dobbiamo ringraziare il Signore. Ringraziamo il Signore come lo ringraziava Salomone per tutto quello che aveva operato, e preghiamo il buon Dio che tutti quelli che vengono qui in questo luogo ricevano grazie. Signore, ti ringraziamo, è un dovere nostro ringraziarti di tutto quello che hai operato quest'anno qui. Quante grazie, quante conversioni, quante guarigioni, quante consolazioni. Ti chiediamo, Signore, di moltiplicare le tue grazie. Tutti quelli che verranno in questo luogo a pregare,
siano ascoltati da te. Tutti quelli che verranno a piangere i propri peccati ricevono il perdono. Tutti quelli che verranno a impetrare qualche grazia sia nei tuoi orecchi, nei denti aperti e le tue mani aperte a concedere grazia. E tu, Vergine Madre, Madre nostra, intercedi presso il cuore del tuo Figlio. Ma soprattutto, Signore, ti chiediamo che tutti quelli quali chiedono liberazione in questo tempio dedicato a te, o Gesù liberatore, abbiano la liberazione dei loro tormenti, la liberazione delle loro catene, delle loro situazioni, la liberazione degli influssi del maligno. E questa prece che noi ti mettiamo avanti, Gesù, in questa solenne processione che noi faremo a conclusione di quest'anno. Preghiamo. O Dio che edifichi la tua Chiesa per mezzo dei sacramenti, suscita in noi nuove energie di vita, perché il dono ricevuto ci prepari a riceverlo ancora, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Adesso faremo la processione, poi daremo la benedizione. Intanto, prima di iniziare la processione, vogliamo dare una benedizione particolare a due coniugi che l'anno scorso, proprio come oggi, hanno contratto il matrimonio. Si tratta della nostra sorella Iole e nostro fratello Luigi. Signore, scenda su di loro il tuo spirito di consolazione. Scenda su di loro la tua benedizione. E come, Signore, l'hai benedetto l'anno scorso, così continua a benedirlo. Essi vengono qui a chiedere la tua benedizione e tutta la comunità qui riunita chiede una particolare benedizione su di loro. Padre, fondi in loro. Padre, fondi in loro. Lo sulla prima famiglia il segno della tua benedizione, guarda con benevolenza Iole che celebra con Luigi il primo anniversario del loro matrimonio. Scenda su di loro, Signore, la ricchezza delle tue benedizioni, perché nel dono reciproco dell'amore al dietro di figli la loro famiglia e la comunità ecclesiale. Ti lodano, Signore, nella gioia
ti cercano nella sofferenza, godono della tua amicizia nella fatica e pregano la santa. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Adesso che ha da fare qualche testimonianza, questo è il momento prima di andarcene.